Buongiorno a tutti, eccoci qua con la nostra Idra e Manolito e Felipe che ha invitato anche Tess, chiama da te, e così i nostri conoscono Jacob e conoscono, si conoscono già, ma diventano più amici, soprattutto. Felipe racconta una storia sensazionale e non c'è Elliot, mannaggia, mannaggina, non c'è Elliot, a meno che non sia nel... Sì, è qua Elliot, tu vai a conoscere Elliot, Manolito, vai. Fai degli addominali con Elliot, ok. Ma con Elliot ti ho detto. Tess, vieni qua, tesoro, parla con noi. Dov'è finita? Tess se n'è già andata, mannaia. Vabbè, a meno che anche lei non sia in giro da qualche parte. Vai a parlare con Elliot, tu, tesoro, su, dove... Ah, eccola qui, Tess. No, in due no. Allora, digli di smettere. Oh, ok. Racconta una barzelletta sui Mimi. Tu chiama da te Tess. Chiama da te. E Manolito fa amicizia con Elliot. Avete visto quant'è carina questa Tess? È proprio bella sta ragazza. Oh, presentala. Complimento sincero. Ho già fatto qualcuna di queste azioni, ma possiamo. Ma viaggia, ha viaggiato. Poi cosa puoi dire? Infervorati, parla della temperatura rovente. Con Jacob, complimentati per la casa. Era la casetta di Vanessa. Poi Manolito va a far danni in centro perché Manolito è un Don Giovanni. Per ora sta facendo amicizia con Elliot e magari potrebbero esercitarsi in qualche interpreta una scena, esercitati insieme a lui nella recitazione e tu fai i due tiri a canestro insieme a, dai, tiro di allenamento insieme, forza. Ma non con, no, come non detto, aspetta. Ma lei non c'è nel gruppo, Azioni, forma un gruppo e formalo con Tess e Jacob. Ecco, dai, così giocate un po' tiro di allenamento insieme. Tu ti stai esercitando nella recitazione. Susanita deve montare un video della bellezza, per cui adesso li lasciamo un attimo qui. Io torno da Susanita. Allora, ok, tiro di allenamento insieme, su, tiro di allenamento insieme, forza, venite voi due, Tess e Jacob. Oh. Ecco, aggiungi al gruppo anche Elliot. Altre scelte, aggiungi al gruppo. Così gioca anche lui. Ora Manolito e anche Felipe non gli fa male se fa un po' di sport. Ecco gli amici che giocano insieme. Ma dopo faremo in modo che Manolito vada. Adesso devi fare un po' di corte alla tua Tess. Romantico, facciamo il tentativo di romantico. Chiedi se è single.
questo non occorre più. E vediamo se funziona con Tess. No, eh? Avevo detto romantico, chiedi se è single. Ok, ragazzi, io coltivo un attimo questa cosa con Tess. Però qua una fotina mentre gioca. Puzza, chi è che puzza così? Ah, è Manolito. Allora, basta giocare con la pallacanestro, su. Ok. Chiedi a Tess se è single. Basta. Ok. Manolito, tu vai a casa che adesso ti raggiungo. Voglio solamente che Felipe vada avanti. Romantico, chiedi se è single. T'ho detto basta. Basta. Ok. Vediamo se funziona. Poi falle un complimento sincero. Felipe ha saputo che è single, vai. Altre scelte. Romantico, flirta, dai. Fai un piccolo flirt. Non stai flirtando, tesoro, stai parlando di pittura. Altre scelte. Romantico, flirta. Su. Robby! Vediamo se ci sta. Sembra di sì. Ok. E continuate l'amicizia, dai, discuti degli interessi. Noi passiamo al controllo di Susanita. Eccoci qua. Allora, ragazzi, io non ho trovato nuovi ingaggi, evidentemente ormai li ha fatti tutti. Le manca ancora quello lì del futuro, che non so. E ancora non mi ha vinto un premio sta ragazza, non capisco. Per cui rifarà quello musicale che non vi farò vedere e solo il finale lo registrerò, cioè lo registro, ma magari non lo monto, se dovesse diventare superstar planetaria, perché beh, tesoro, tu devi mandare sto video, amor mio, carica il video, ecco, vai. Poi abbiamo Mafaldina che è andata un pochino avanti in pittura. Qui ci sono 115, dobbiamo arrivare a 154. Mafaldina mi è andata avanti in pittura di poco, per cui adesso ti schiocchi un dipinto astratto grande, così mi vai avanti. Susanita, il materiale filmato era azzeccato, hai accolto perfettamente l'impostazione, non sai cosa significa, più soldi per te, din din. Ecco, magari fosse così facile fare soldi, ragazzi. Poi, quindi tu hai fatto tutto, gioia, non dobbiamo pensare più a te. Tu come stai? Stai benone, Mafalda dipinge. E Arsène, vediamo se c'è posta. Lui prendi la posta non c'è. A questo punto, visto che abbiamo sistemato tutti, mandiamo Manolito a far danni con le donne. Allora, cambiati di abito, tesoro, ti devi mettere bello affascinante e vediamo, così sei gallo, dai, così sei un gallo, anche così non è male. Cambia abito, lascia in pace la mamma. Ok, va bene. Sì, vai mamma, abbiamo finito tutto e viaggia. Tra noi due ristorante bistrò. No, al bistrò non possiamo. No, 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 devi viaggiare per conto tuo. Viaggia e andiamo a cercare qualche donna da far cadere ai tuoi piedi. Oh, viene giusto.
comodo che lui abbia fame, ordina del cibo e ti prendi un bel pretzel, dai. E poi fai la corte a questa qua. Balla con Kyla. Lui sarà uno sciupa femmine perché è bello come il sole. Questa è sempre triste. Sì, ma Gioia, dovevi prima mangiare. Poi Kyla è venuta qui. È carina, fra l'altro, Kyla. È molto carina. Mamma mia, che carina che è. Vieni a mangiare, tesoro. Non c'è lì. Lo vedi che non c'è Kyla lì? Santo cielo. Ma che impazzisci per questa qui? È una robina da 4 stelle, da una stella, cos'è? No, chiedi un selfie, mancia, chiedi un selfie e intanto parlaci, tenta una presentazione. Non essere timido, che tu sei bello, amore mio, tu te le brucerai tutte. Oh, vedi che ti ha salutato. Sei troppo bello, Manolito mio. Troppo bello. Voglio una foto di questo sciupa femmine qua. Uno sciupa femmine Don Giovanni. Eh sì, sei proprio bello, gioia mia, proprio bello. Ok, adesso t'ho detto, esclama l'adorazione, insinua l'attrazione. Wow, mamma mia, Manolito. C'è troppa gente però qui alle Orchidea Gogò. Dovete andare insieme da qualche parte. Su, no, non parlare con Bethany. Fatevi un selfie. Oh, fatevi un selfie. Ok. Poi insinua l'attrazione. Esclama l'adora. Oh, ci sta, ragazzi, ci sta. Del resto, come si fa a resistere al nostro Manolito? Altre scelte. Romantico, complimentati per l'aspetto. Non te la fa scappare via. La vita di Don Giovanni di Manolito inizierà qualche altro giorno. Hai sonno, per cui vai a casa. Intanto comunque vediamo con Keila, poco poco proprio, poco poco poco. Vai pure a dormire, vai, così vediamo a che punto è anche Felipe con la sua. Tu che stai facendo? Affina l'abilità motoria. Bene. Vai a casa, tesoro, non c'è più Keila, ti ha mollato qui, non sa cosa si perde. Non lo sa. Ok, già che ci sei, fatti ancora un po' di nuove battute, perché uè, ragazzo, tu devi essermi promosso, eh? E poi magari oh, così arrivi al 100%. Tu, Felipe, torna a casa, sei già tornato, muy bien, c'hai molto sonno, ma devi fare i compiti perché tu devi essere bravo a scuola, poi domattina vai a lavorare presto. Per cui adesso mi fai i compiti, perché non li vuoi fare? Perché non li vuoi fare? Perché non li vuoi fare? Fai i compiti, non li vuole fare. Allora, se ti dico che devi fare i compiti, fai i compiti. Hai capito o no? Eh? O sei troppo a disagio per farle? A cosa chiedi alla mamma? Lasciala in pace. Lei c'ha sonno, dunque lei no, ancora c'ha 2 giorni per l'audizione. Lui sta imparando nuove battute. Lei sicuramente ha mollato a metà il dipinto perché me ne sono uscita. Infatti, riprendi dipinto astratto grande. Ma forza! Poi Bryce è già a dormire
il nostro Arsène è sempre pimpante, eccolo lì, col suo bel panzottone. Lui è pimpantone. Cosa vuoi cucinare? Cosa vuoi fare? Cucina, ma non devi mangiare, amore, sei già. Ah, bravo, tesoro, ma che bravo! Voglio provare a cucinare il dim sum. Dunque, il dim sum dov'è? Cioè i ravioli. Ravioli vegetali. E cucinali per formato festa, dai, che tu ormai c'hai 9 in cucina. Tu hai ripreso il quadro molto bene. E tu, Felipe, hai finito al 100% le battute. Fammo vedere. Vediamo. Completato, bravissimo. Adesso anche tu ti fai i compiti e poi vai a letto. Tu li stai facendo i compiti, bravissimo. E poi andate tutti e due a nanna. Del resto è mezzanotte e un quarto, per cui se tutti in camera di mamma e papà, dove stanno dormendo mamma e papà, ovviamente è chiaro, no? Ok, no, stavo guardando perché avevo visto una cosa nuova. Mafalda, sei ancora lì? Vediamo come va la pittura. Dai, che devi arrivare a 6, poi ti mancherà solo l'8 di scrittura. Insomma, fra 2 giorni. Bello questo, mi piace. Mi piace così fotografi. No, che scarta il dipinto? No, no, volevo fotografa lo spunto. Arsène ha preparato i ravioli, adesso li riponi tesoro perché se no vanno male. Hai finito sto quadro, Mafalda? Hai finito? Sì, bello, mi piace. E dove lo mettiamo? Lo mettiamo qua. Pac. Ok, perfetto. Ok ragazzi, ci vediamo domattina quando si svegliano tutti. Ecco qua, il povero Felipe sta andando a lavorare come tutte le mattine dalle 5 alle 7, povero. Povero Nanino, ha fatto solo il 50% dei compiti perché a un certo punto l'ho mandato a letto, tanto c'ha 10 a scuola. Lui invece ha fame. Va bene, Bryce si è svegliato e anche Bryce ha fame, al lavoro fra 2 ore. Io non gli faccio più chiedere i voti, tanto è arrivato al massimo. Mangi un'insalata come colazione, beh, fantastico, gioia mia, non è proprio il massimo. Anche tu prenditi da mangiare, apri e mangiati un. Le uccidono, insomma, ravioli vegetali a colazione? Sì, quelli io li mangerei colazione, pranzo, cena, spuntino di mezzanotte, quanto sono buoni i ravioli a vapore. Basta tesoro, se non mi arrivi in ritardo a scuola, basta, vai a mangiare. Tu devi ancora, hai fatto tutto, fatti una bella doccia. E poi vai a mangiare anche tu, canta sotto la doccia, così ti eserciti a cantare. E poi ti prendi anche tu un qualcosa di buono perché tu c'hai la schizzinosità nelle. Allora, apri qualcosa di eccellente, questo è solo normale, lo eucisco è eccellente. Anche i ravioli sono eccellenti. Prendi anche tu una porzione di ravioli. L'hai fatta la doccia? Perché annulli tutte le azioni, gioia? Fai la canta sotto la doccia. Allora, ah, ma l'hai fatta, è stato velocissimo. Ok, allora adesso. Apri, qualcuno si tolga da lì davanti. Bryce, siediti qua, se no tua moglie non può prendersi da mangiare. E anche tu, Felipe, siediti e mangia seduto. Oh, macribbio. Mafalda, anche tu vai a prendere da mangiare. E la povera Susanita, allora glielo mettiamo a tavola. Adesso
Altre scelte, apri, mettiamo tavola i ravioli, così Susanita si prende una porzione. Se no, stanno tutti davanti al frigo come dei baccalà e nessuno riesce a mangiare. Tu non hai fame? Oh, ma ragazzi, Arsène sta sempre bene, eh? E bravo Bryce, vai a lavorare, fra poco ti faccio andare in pensione. Ma sì, anche se sei giovane. Allora, io a lei ho fatto bere la pozione della giovinezza perché non mi andava, lei stava proprio a un giorno dal diventare adulta. Siccome io voglio che durino tanto questa famiglia, e le ho preso con i punti dell'aspirazione. Fra l'altro, volevo vedere se le posso prendere. No, c'è solo 1.800. Volevo prendere tipo. Io non capisco perché lei non è mai candidata a un premio. Uffa, proprio non capisco. Qui conosce una celebrità, non ce ne frega niente. Vetrina dei talenti, non ce ne frega niente. E questo è Premi delle Stelle. Oh, io ci provo ad andare fra una settimana, quando è. Ok, ma hai mangiato Mafaldina? Te mangia? Sì, gioia, ha mangiato. Allora riponi, ripulisci. E vai pure in bagno. La posta di oggi è stata consegnata. Allora vai a ritirarla tu, tesoro, perché sarà tutta roba per te. Lei sberluccica come. Ma perché hanno già di nuovo le bollette? Prendi la posta. Non è possibile già di nuovo le bollette, le abbiamo pagate ieri. Boh, vabbè, paga le bollette. Non è assurdo, così le paga quando. E poi pulisci tesoro, però va bene essere famosa, ma questo non ti autorizza a rendere schiavi tutti quelli che ti vivono accanto. Ok, poi facciamo in modo che Felipe inviti. Vediamo cosa ha trovato nella posta. Apri le lettere degli ammiratori. Il cubo del futuro, amo, ce lo vendiamo allegramente. E qua questa cos'è? Ha preso le bollette, paga ste bollette, che ti devo dire. Rimaniamo con 935, fantastico. Vabbè che li abbiamo in banca, nella cassaforte. Domani poi lei ne guadagnerà un 5-6 mila, penso. Paga media, inizia martedì, questo qui era un lavoro abbastanza importante, ma io non capisco perché non ci sono audizioni nuove, non c'è quella lì del futuristica. Vabbè ragazzi, aspettiamo, voglio solo vedere se mi diventa una star planetaria. Questo chi cavolo è? Il paparazzo? Oh signor, posa per le fotografie, dai, fai. Posa per le fotografie, certo, sempre vestita da casa sei. Eccola lì, olè. Però non dovrebbero entrare in casa i paparazzi. Blocca la porta per tutti i gatti. Non c'è, ma non c'è. Blocca la porta per i paparazzi. Comicità, video, recensione, bellezza 135. Beh, però siamo già arrivati a 1.700. Come abbiamo fatto ad arrivare qui? Judith Ward, quando la gente si fida di te, Susanita ti ascolta ed è di questo che hai bisogno per essere un influencer. No, non cambiamo assolutamente lavoro. Ah, Judy Ward, hai paura della mia concorrenza, eh? Ok, dai, parla col fotografo. Adesso chiedi ai paparazzi di andarsene perché sono venuti a casa tua, gli hai posato, gli hai dato le foto e adesso gli dici ok, adesso te ne vai. Scusa, però senza perdere la tua reputazione impeccabile. Ecco, devi proprio andare molto bene. Ok, ragazzi, aspettiamo.
a vedere gli accadimenti futuri. Oh, ragazzi, facciamo un po' lavorare Mafalda. Vediamo se diventa di tendenza l'abito che sceglie per Ritu, la nostra amica, ormai è nostra carissima amica Ritu, e vediamo come la possiamo sistemare. Eccoci qua, perché è già scappata via Ritu? Dov'è? Era bellissima, ragazzi. Eccola qua, guardate che bella che è Ritu. Le faccio una foto. Essendo orientale, questa pettinatura le sta benissimo. Poi, essendo estate, le ha fatto questo bel completino. No, vai Ritu, vorrei una foto un po' più. Guardate come si sente sicura adesso. Vabbè che camminava così anche prima. Però la voglio fotografare perché è un lavoro di Mafalda questo qui. È un lavoretto fatto da Mafalda, magari farà tendenza e tutti i divi si vestiranno così. Purtroppo qui la luce non è molto buona. Ok, a me piace moltissimo Ritu così. È la sua pettinatura questa, essendo una ragazza cinese, penso che sia cinese. Mi sembra più o cinese o forse giapponese. Il cognome sa di indiano, ma i tratti caratteristici sono della cinese. Comunque Estremo Oriente, non è certo indiana, anche se il cognome Srinivasan sembra indiano. Allora, aspettiamo di vedere come va. Loro sono a scuola. Tu, un telefonata di chi? Oggi l'insegnante è pane per i denti di Mafalda. Un litigio tra Manolito e un altro studente. Nessuno si è fatto male, bene, no, fate in modo che risolvano la questione. Eh sì, lei dice, litigano, che si faccia avanti il mio Manolito, che si sa difendere e deve risolvere la questione. Tu fai una doccia riflessiva, Mafalda, e noi aspettiamo domani. Signori, appena finito l'interpretazione, vediamo se arriviamo a diventare superstar. No, non ci credo. Ma non è arrivata alla quinta, ma com'è possibile? No, ragazzi, cioè, manca un niente. Vediamo se facendo qualcosa sul computer arriviamo a sta quinta stella. Allora, social network aggiorna lo stato. Social network pubblicizza un prodotto rilevante. Social network, condividi l'immagine, vediamo perché, insomma, dai, com'è possibile? Ha preso l'oro anche in questa interpretazione. Su, ciapa, dai, devi diventare superstar planetaria. Sì, Tesla la puoi invitare. Ecco, si è beccata la frode online, ha dato 1000 simoleon e non è andato a buon fine. Pazienza, la prossima volta la nostra Susanita diventerà superstar planetaria. Ciao a tutti!